Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Baldo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti, Buongiorno Mimmo. Ricca, ciao, ma quell'amichetto tuo che mi ha fatto qua sorpresa, quella volta l'avete cancellato, l'avete cassato. Mimmo, perché noi non a me piaceva. Ma che scherzi, è un attimo richiamarlo, Capito, mi piaceva perché hai capito, mica tutti ci possono avere. Oh Ricca, con massimo rispetto per te, ci mancherebbe altro, però tu lo capisci che da per te che gente che si ci ammasserebbe per essere presentata in quel modo, è capito? Vero, Ricca, è vero. Allora guarda, lo chiamiamo. Flavio, che poi manda un saluto, per favore. E allora Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Flavio Insinna, buongiorno anche a te, buon appetito pure a te, se stai a magnà, se non c'è da magnà, fatto Riccardo. Certo. Senti Mimmo, che Pasqua sarà? Insomma, intanto se gioca sabato, questo è già un sabato molto delicato secondo me, perché ci saranno una serie di giri, di incroci, di faccende che qui Riccardo dobbiamo mettere d'accordo su una cosa. Sì. Sì. Un po' dura però. Che cosa? Scusa. No, ma a mettere d'accordo un po' tutti, Mimmo. No, fai tranquillo, la domanda è semplice. La Roma, Gabriele, pure te ci stai? Sì? Sono qua, Mimmo, ascolto. La Roma può ancora vincerlo? Numeri alla mano, sì. Sì. Ok, perfetto. Quindi qui non bisogna lasciare niente di intentato. Quindi tu sai con chi gioca domenica, scusami, sabato la Juventus? Col Pescara? Esattamente. A Pescara, giusto? Sì. Me lo confermi, Ubaldo? Sì, sì. Trasferta. È lì quella partita tua proprio. Che fai, vai? No, sto. No, sei in studio con Rizzi Perreta, certo. Allora, diciamo che il pronostico è un pochino bloccato, Ricca? Diciamo che difficilmente viene l'uno. Ti dico la verità, a me qualcuno sabato mi diceva che la Juve non avrebbe vinto a Torino col Chievo. Io dicevo, come fate? Vabbè, lasciali fare. Diciamo che è un pochettino bloccato l'1x, mi pare un po' complicato pescare a Juve, giusto? Sì. E allora tu che cosa devi fare? Tu devi battere l'Atalanta, ok? Sì. Non ci sono altre storie. E devi andare avanti così, fino a presentarti allo scontro diretto, vincono loro, tu devi vincere, vincono loro, tu devi vincere e poi vediamo che succede, perché i numeri dicono che ancora è possibile tentare un'impresa che sarebbe per certi versi più che straordinaria, però le devi vincere tutte significa vincerne 7 su 7, perché probabilmente la squadra che adesso si sta 6 punti avanti, metti pure che perde all'Olimpico, poi le altre le vince tutte, quindi no? Sulla carta, ok, però devi sperare anche che il calcio magari non si giochi soltanto sulla carta, come vale per la Juventus, ovviamente vale anche per la Roma, però poi c'è un Napoli-Udinese, ok? Pronostico lì, come me lo fai? Difficile l'X, difficile il 2, e allora anche per questo aspetto ti dico che tu più guardi avanti e più tieni lontano chi te sta dietro, perché c'è anche chi configura questa situazione che la Roma si trova in una situazione di mezzo un po' pericolosa, per cui c'è il rischio di non arrivare a chiappare chi ti sta davanti, ma c'è anche il rischio al tempo stesso di fatte riaccappiata di chi sta dietro, però così mi sembra proprio la soluzione più pessimistica, diciamo così, no? Io dico che la Roma deve fare soltanto una cosa: vincere la sua partita, quindi battere l'Atalanta, tanto le altre sicuramente in questo campionato che ha riservato pochissime sorprese, altre sorprese probabilmente non te ne fanno. Ricordati che il Napoli qualche cosina te l'ha lasciata per strada, perché il Napoli che pareggia in casa contro il Palermo, giusto Gabriele? Sì. Il Napoli che pareggia con il Pescara, giusto Gabriele? Alla prima di campionato. Esattamente, probabilmente qualche cosina ti lascia, no? Dall'altra parte, indipendentemente da come andrà stasera, io non credo che la Juventus lascerà qualcosa in giro. E quindi tu devi tentare di vincere la partita, anzi la devi vincere contro l'Atalanta e mantenere la posizione con un turno in più di campionato, che non è una bella cosa perché ne mancano sempre meno, ma tu devi cercare di rimanere sempre lì, perché, lo ripeto, e poi qui chiudo il pippotto, più tu corri vanno avanti e più lasci dietro chi te sta dietro. Chiaro? Molto semplice. Ma il calendario alla mano, visto che ci piace tanto giocare, sì, no? Soggiorni, certo. Tanto che dobbiamo fare, nient'altro. Il calendario, la Roma, qui vedo Atalanta, Pescara, Lazio, Milan, Juventus, Chievo e Genova. Napoli, Udinese, Sassuolo, Inter, Cagliari, Torino, Fiorentina, Sampdoria. Perché Torino? Perché fanno il calcetto. È del Torino? Ah, giocano lì, no? L'ho detto in questa maniera. In questa maniera un po' sarda.
guardando il calendario mi sembra che più facile ce l'abbia la Juventus, quello un po' più complicato ce l'abbia la Roma. No, io non l'ho messa proprio la Juve. Ah, cioè la Juve vince tutte, tranne probabilmente lo scontro diretto, vediamo quello che succede. Sì, può pure pareggiare e perdere una. Sì, ho capito, allora che giochiamo a fa? Ah, noi dobbiamo... è un gioco questo. No, ma io ti dico una cosa. È un gioco, giochiamo. Fina, io sono d'accordo con Spalletti. Spero che lui abbia detto la verità, perché De Spalletti ormai insomma non sappiamo quando dice le cose per dirlo o quando le dice magari per non dirle. Finché c'è l'aritmetica che ti consente di sperare, tu devi sperare, devi dargli dentro forte e devi cercare di fare il ma più possibile. Ma secondo te, scusami, ma è una strategia anche mentale per dare forza al gruppo, per non mollare? Ma è una strategia che... oppure è realtà secondo te? Ma secondo te il gruppo che vede che c'ha 6 punti di alto della Juve con lo scontro diretto a giocare all'Olimpico non ci crede, non ci prova, non ci mette tutto se stesso, che perché non dovrebbe farlo? Quindi Spalletti magari un pochettino, diciamo, dà una spinta da un punto di vista dialettico al suo gruppo, però poi ci sono i numeri ancora ti dicono che tu puoi con grande, grandissima, con straordinaria difficoltà tentare di acchiappare la Juventus e ci devi provare, poi dopo... Io ti dico che fin quando tu provi a cappiare la Juventus, vuol dire che tieni dietro chi c'è sta adesso alle tue spalle. È una doppia corsa quella della Roma. Da una parte, diciamo così, la prospettiva di arrivare al primo posto, ma dall'altra di mantenere il secondo, perché insomma Napoli va forte. Noi stiamo beatificando un pochino questa squadra, no Ricca? Ieri ci siamo, sì, io personalmente sì, mi sono dimenticato di dire una cosa. Abbiamo tanto decantato il Napoli, no? Per come gioca, perché è la squadra più bella del mondo, perché come lei non gioca nessuno, perché piripim parapante sotto e sopra. Allora, sta squadra sta a 4 punti dietro la Roma in campionato, eh? E sta fuori da tutte le coppe come la Roma. Allora voi mi dovete spiegare come mai il Napoli è la migliore squadra che c'è in Italia e la Roma, che sta 4 punti avanti e come il Napoli sta fuori da tutte le coppe, invece è una squadra un pochettino perché un po' più ti dicono che loro sono usciti con Real Madrid e con Juve e te sei uscito con Lione e Calazio. Sempre uscito sei, sempre uscito non sei. È la migliore, è come espressione di gioco sei. È come sempre 4 punti dietro in campionato stai, dimmi Ubaldo, scusa. No, dico come espressione di gioco si può discutere. Ma ecco, se tu fai una domanda al tuo amico Max Allegri, no? Non ho detto che è un discorso essere vincenti, è un discorso piacere. Sai che ti risponde Max Allegri quando ha pareggiato a Napoli 1-1 giocando in maniera un pochettino così, quant'era? 1-1 se non mi ricordo male. Sì, ok, perfetto. 1-1, il palo preso anche, esatto. Chi se ne frega? Io devo fare sta partita perché io devo vincere lo scudetto. Sì, sì. Non mi interessa giocare bene. Io l'ho detto l'altro giorno, quante partite mancano? 7. Quanti punti ci stanno? 21. Se la Roma fa 21 punti facendo ridere, diciamo così, a me sta bene tutto, ve lo dico subito, non mi interessa niente. Il bel gioco lo lascio a chi magari sta 4 punti dietro di te adesso. Non mi interessa, a me mi interessa essere concreto, mi interessa essere uno che porta a casa i punti. Ma scusa, Mimmo, ma non sarebbe un percorso molto più semplice ragionare così come ragiona Allegri, secondo noi, e la Juve? Lascia perdere lo spettacolo invece andare sul concreto? No, ma lì si tratta proprio dei stili fatemi capire una cosa, di allenatori, però. Dimmi, scusa. C'è una differenza tra vincere le partite e vincere poi alla fine il campionato, ma se uno vince le partite vince pure il campionato, mi sbaglio? Su questo non c'è dubbio, è come eventualmente vengono vinte, no? La famosa tesi per cui se tu giochi bene hai pure probabilità di vincere una partita, su questo non c'è dubbio. Però alla fine è come il discorso, il vecchio discorso, vince il campionato se fai più gol, se subisci meno gol. Guardate che quest'anno ancora una volta sta dominando la squadra, sta dominando, è in testa con 6 punti di vantaggio la squadra che c'ha la miglior difesa, non c'ha quella che c'ha il miglior attacco, sta al terzo posto. Ricca, è lo stesso ragionamento che cerchiamo di fare in questo momento. Tu il campionato lo vinci se vinci le partite, poi le partite se tu le vinci giocando bene o speculando, se le vinci 5-0 o 1-0 sempre 3 punti. Io mi sono un pochino stancato dell'idea che tu, se non giochi bene, i punti non valgono. A me non me ne frega niente. Arrivati a questo punto, con 7 partite ancora da giocare, 21 punti a disposizione, io te lo dico, te lo firmo adesso se tu vuoi, vincerle tutte e facendo storcere la bocca e il naso a tutti gli esteti del calcio. Oggi non mi deve interessare. Poi se io faccio un altro discorso, ricominciando da capo, con una prospettiva non di 7 partite, ma di 38 partite, io posso pure pensare, ok, io me la voglio giocare sto torneo, me lo voglio giocare tentando
di mettere in campo la manovra più bella d'Italia, tentando di fare più gol di tutti, tentando di fare un gioco che forse ti porta a Damo o forse non ti ci porta. Quello è un altro discorso. Ma sette dalla fine non mi interessa giocare bene. Giochi bene o giochi male, lo vogliamo in nazionale, lo ricordi, sì, Damiano Tommasi? No. Esattamente. Senti Mimmo, nel chiederti due minuti, io approfitto, sì, anche per salutarti, ti chiedo scusa, vai, per non avertelo fatto vedere al telefono, ma l'ho saputo dopo. E per quello che ci riguarda, domani tutta giornata. Tutta giornata, anche perché usai domani, no? Eh beh, e dai. Che te lo dico a fare. Grazie Mimmo, domani. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, dopo vi voglio chiedere a Gabriele. Va bene. Mimmo, eccolo. Mimmo, stavamo guardando gli assenti o i probabili assenti della sfida di sabato pomeriggio. Sì. Ok, quindi sicuramente il Papu Gomez. Sì. Che abbiamo... Che comunque in questa stagione ha rappresentato il punto di forza, l'uomo in più, il motore, il capo. Era stato abbastanza vicino alla Roma, no? A gennaio. Era stato abbastanza vicino alla Roma, evidentemente. Sai che mi ricorda molto il Papu Gomez? Mi ricorda molto Di Natale, in questo senso. Qualche anno fa, parecchi anni fa, insomma, all'epoca, come diceva un amichetto tuo, del primo Spalletti fece di tutto per portare Di Natale alla Roma, sì, no? E poi non ci riuscì perché insomma non vennero a crearsi le premesse per poter fare questo trasferimento. E credo che Spalletti insomma sia innamorato calcisticamente del Papu Gomez proprio perché gli piacciono quei giocatori un pochino così, che sono bravi nell'uno contro uno, che fanno gol, che davanti possono ricoprire più ruoli, ed è per questo che Spalletti avrebbe voluto portarlo a gennaio alla Roma. Solo che il Papu Gomez costa un sacco di soldi e la Roma non aveva la possibilità, almeno a quello che ci hanno raccontato, di spendere tutti quei soldi e non l'ha potuto prendere. Però è sicuramente un giocatore che farebbe comodo, io credo, a qualsiasi squadra. Il fatto che lui non sia sabato in campo sulla carta rappresenta un vantaggio per la Roma, anche se poi l'Atalanta Ubaldo è una squadra che vive molto di collettivo, no? Cioè, molto. Immagino che ci sarà D'Alessandro, che mi sembra uno appunto che non vale il Papu Gomez, probabilmente perché non ha la sua identità tecnica. Però è uno che ci mette sempre tanta roba, che ti ha messo in difficoltà la partita andata, ve la ricorderete. Come no? È entrato D'Alessandro, un pochino l'ha cambiata in fuori dell'Atalanta e poi l'Atalanta stessa ha vinto la partita. Insomma, quindi poi ci sono anche altri giocatori un pochino in difficoltà, Spinazzola da quello che abbiamo letto, sì, anche lo stesso Caldara. Però... Sì, però voglio dire una cosa, a me non mi interessa, non mi deve interessare, io devo fare la mia corsa, diciamo, non dico contro me stesso, però chi viene l'Atalanta, bene, tu cercate di vincere. Col Papu Gomez, senza il Papu Gomez non mi interessa niente, perché io sto a casa mia, ho la prospettiva di poter ancora in qualche modo lottare per vincere lo scudetto e non mi deve interessare chi c'è dall'altra parte, io devo vincere la partita, anche giocando un po' come ha giocato la squadra a Bologna, non mi interessa, non mi deve interessare. Ti dico una cosa, se tu giochi un pochino la partita difficilmente la vinci, perché l'Atalanta non è il Bologna, giusto Baldo? Sì. E hai bisogno di giocare in un certo modo, mettendoci dentro tante cose per battere un avversario come l'Atalanta. Probabilmente per battere il Bologna te ne sono servite molte molte di meno, però è una partita complicata per la Roma, una partita complicata per l'Atalanta, però c'è un unico risultato se la Roma vuole ancora continuare a guardare verso l'alto e a non doversi guardare alle spalle. Questa mi sembra la cosa più importante, no? Però Mimmo, perché questi giocatori così interessanti, questi giovani così interessanti, anche vanno tutti alla Juve? O all'Inter? L'Inter perché si sono un attimo distratti, quelli dell'Atalanta, anzi quelli della Juve si sono un attimo distratti e si sono fatti sfuggire i Gagliardini, senza dimenticare mai che Gagliardini è passato all'Inter con forse una ventina di presenze in Serie A ed una cifra mostruosa. Che poi a Milano siano tutti contenti, che tutti abbiano la percezione di aver preso un fuoriclasse del centrocampo e tutti sono convinti che da anni non si vede un giocatore così, può essere anche vero. Contami quanti punti c'ha all'Inter di ritardo dalla Roma e poi magari parliamo anche di altre cose, perché poi ci sono le mode, ci sono le cose che devono essere dette perché così fanno audience oppure le fanno vendere i giornali e cose di questo genere. Poi tu devi andare sempre a vedere ecco perché io sto cercando, con grande fatica me ne rendo conto, di fare un pochettino una rivalutazione di quella che è stata la Roma di campionato, perché io ho l'impressione che noi non siamo serenissimi nell'analizzare il comportamento della Roma in campionato e troppo spesso
ci lasciamo un pochino portare fuori strada quello che ha combinato la Roma nelle coppe. Io torno a ripetere che la Roma all'interno della stagione ha fatto due tipi di percorso diverso, uno in campionato e l'altro nelle coppe. Nelle coppe non è andata bene, anzi è andata molto male. In campionato io credo che questa squadra, avendo davanti una Juventus che, se va da snocciolare il numero della Juventus, non finiamo più, comunque sta lì, sta a 6 punti. Quando in questo campionato si diceva, io per primo, tu sei secondo Gabriele, terzo Ubaldo, o comunque tutti a pari merito, che il campionato si sarebbe chiuso già prima di Natale, ve lo ricordate o no? Che la Juventus, allora, B avrebbe vinto. Esattamente. Prima la Juventus A, seconda, esatto, la Juventus B. Perfetto, quindi il fatto che a 7 turni dalla fine la Juventus ancora non l'abbia vinto lo scudetto, ma che ci sia la probabilità, la possibilità, forse più possibilità che probabilità, perché bisogna essere onesti, che lo scudetto possa anche non vincerlo, beh, secondo me questo va dato merito alla Roma. Eppure tutto questo, a mio giudizio, non viene sottolineato a dovere, e questo probabilmente, guarda che ti dico, è una delle cose che mandano un pochettino in bestia Spalletti, ma non per questo Spalletti non si decide, non si è deciso e probabilmente non si deciderà mai a dire rimango, non è per questo. Spalletti c'ha in testa altre cose. Secondo me il suo futuro l'ha scelto già da un paio di mesi. Noi abbiamo fatto un mare di collegamenti, Gabriele, e mi avrei sentito dire Spalletti ha deciso, non mi chiedete che ha deciso perché non lo so, ma deve aver deciso, perché la logica porta a pensare che aveva già deciso un mese, due mesi fa, qualsiasi sarà stato, sarà la sua scelta. Però io credo che il lavoro che sta facendo la Roma a livello di campionato è ovviamente un lavoro molto molto importante. Poi tu mi dirai, ma in una stagione non c'è soltanto un campione, sono anche le coppe. Verissimo. Però io vorrei scindere un attimo il discorso, per cui facciamo il discorso l'altro giorno, cos'era, Giro d'Italia e Milano-Sanremo, no? Sì. Evidentemente la squadra manca ancora qualcosa quando deve piazzare l'acuto in una partita secca, una partita decisiva, quando sei dentro o fuori, e questo probabilmente ancora le manca. Le manca, secondo me, per un problema di personalità, di struttura caratteriale, di psicologia, non lo so, non credo che le manchi perché ci sono delle deficienze da un punto di vista tecnico e tattico, perché se queste ci fossero tu probabilmente non saresti in quella posizione in campionato. E lo ripeto, stai davanti 4 punti alla squadra che viene definita la più bella del mondo, stai a 6 punti da quella che doveva vincere lo scudetto a novembre e ancora non l'ha vinto, è chiaro? È chiarissimo, mio. È chiarissimo. Ma non parlate per niente di Juventus Barcellona, neanche in chiusura. Ci saremmo arrivati, perché dopo la domanda sui giovani che vanno alla Juventus, eccola qua. Due filosofie diverse. No? Adesso sto per dire una cosa grave, Ubaldo. Fermami. Per me? Per me passa la Juve. Addirittura, Mimmo. Ma ci può stare, eh? Perché no. Vedi il momento del Barcellona non in perfette per condizioni. Me passa la Juve perché se andiamo a vedere un pochettino le due squadre in questo momento, mi sembra che la Juve sia meglio, e nell'arco del doppio confronto mi gioco un 55 Juve e 45 Barcellona. Detto questo, io l'altro giorno, come credo molti, ho visto Malaga Barcellona, sì. Non so se ti è capitato, se è capitato anche a voi, e io ho visto dei giocatori irriconoscibili. Beh, giocava Mascherano del sino destro, c'erano della no stessa. No, ma irriconoscibili sotto l'aspetto fisico. Neymar anche espulso, molto nervoso. Non mi vuoi capire, Ubaldo. Io ho visto dei giocatori molto scarichi, molto con le gomme a terra, molto giù di tono, incapaci di avere un rendimento anche atletico di un certo tipo. Io sono sicuro che già da stasera, ma soprattutto la prossima partita che si giocherà a Barcellona, noi vedremo tutto un altro Barcellona sotto quell'aspetto lì. Sono strasicuro al 100%. Però io sono convinto che la Juve, che è una squadra che ha dei valori importanti, proprio quelli che probabilmente ancora mancano alla Roma, la Juventus ce l'ha l'eccesso, cioè la personalità, il carattere, la tigna, la forza, la determinazione, oltre ovviamente a delle qualità individuali da un punto di vista tecnico che insomma non possiamo ovviamente non sottolineare. Io mi prendo qualificazione, non parte stasera, qualificazione 55 Juve supera, e 45 Barcellona. Se supera il Barcellona, Mimmo, allora è bello, interessante guardare il calendario della Juve, vediamo, al Pescara dove può perdere. No, ma lascia perdere, lascia. No, ma non fa così, perché così tu creeresti delle aspettative sbagliate per quello che riguarda la Roma. La Roma batte le palle di quello che fa la Juve in Champions. Ah, certo. Perché tu pensi che, allora, dice, perché la Champions può portare via...
delle forze, no? Sì. Delle fatiche, del dispendio. Ok, perfetto. Allora, fai conto che in Champions giocano quelli di stasera, ok? Allora, in campionato invece di quelli fa giocare Rugani, che ne so, Sturaro, tutti questi qui. Che non giocano mai, e che cosa gli cambia la Juve? Cioè la Juve ha una qualità di giocatori complessiva che credo che non l'abbia nessuno nel nostro campionato, probabilmente ancora un gradino sopra a quelle della Roma, sicuramente anche del Napoli, anche se il Napoli io certe volte non capisco perché prendono, che ne so, giocatori su giocatori e poi alla fine l'allenatore non li fa mai giocare o li fa giocare poco. Però la Juventus è di campionato, una squadra che se mette, con tutto rispetto, a Samoa, Lemina, Quadrado, e non mette Higuain e Dybala, probabilmente vai a pescare la stravince la partita lo stesso, mi spiego? Quindi io non ci credo a sto fatto, meglio che la Juve va avanti perché così non me ne frega niente. Io devo pensare alla Roma e devo pensare che la Roma deve vincere tutte le partite e che possa fare 21 punti. Poi una volta fatto 21 punti, vediamo quello che succede, fammi i conti, probabilmente non ti serviranno, non ti basteranno, perché io non so dove la Juve possa perdere dei punti, se oltre ovviamente a perdere lo scontro diretto, il derby di Torino, Ubaldo, è una vita che si dice che è l'unico derby che si esagia al primo risultato, giusto? Quindi di che stiamo a parlare? Però ci devi pensare, ci devi sperare, ci devi provare, perché non è che poi sta lì a dire, beh tanto ne la faccio, e occhio che arriva di rincorsa dietro la squadra più bella del mondo che sarebbe il Napoli e te si avvicina. No, 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 tu devi guardare avanti, anche pensando che probabilmente non ce la farai, ma ci devi provare. Ci devi provare a tutti i costi, non mi interessa. Comunque, che ho detto? Niente. Mimmo, diciamo che c'è una sorta di rivincita, no? Anche se molto, c'è una sorta di rivincita, anche se molto lontana da Berlino 2000. Ma c'è un piccolo particolare, però. Che non è la finale, chiaramente. No, che questa Juve qui c'è Higuain e quella non ce l'aveva. Infatti ti volevo chiedere, Mimmo, che cos'è cambiato rispetto a quella partita lì? Beh, innanzitutto è cambiato che, torno a ripetere, c'è un giocatore come Higuain che in quella finale non c'era, e te pare poco, cioè nel senso che io continuo a sentir parlare di Higuain come il più forte centravanti al mondo. Io non so se lui è il più forte centravanti al mondo, se non è il più forte centravanti al mondo sarà fra i primi tre. Io devo dire, c'ho un debole, ma proprio tu lo sai, capitano, prima di notte, io c'ho un debole per Bob, perché Bob Lewandowski secondo me è uno che non lo so, è fantastico, è straordinario, è uno che fa un mare di gol, voi mi direte ma li fa in Germania, sì, poi quando va a giocare a nazionale li fa pure in nazionale, quindi non mi state a dire che è un giocatore così così. Però sicuramente Higuain è uno che ti sposta, ti può spostare un pochettino i valori, e quella Juventus, la Juventus di oggi rispetto a quella lì ha probabilmente una consapevolezza maggiore della propria forza, c'ha due anni in più che mi sembra un fattore da non sottovalutare. Però pensa che te dico, due anni in più ce l'hanno pure quelli del Barcellona, certo, che sono sempre quasi tutti quelli dei due anni fa. Però io credo che il fattore Higuain potrebbe essere in qualche modo determinante in una doppia sfida. Io penso che ti dico, tu col Barcellona ci devi andare sempre tranquillo, già te farete il fatto che l'arbitro sarà lo stesso del PSG Barcellona, no, quello del 4-0 stasera sarà lo stesso, forse lì se stanno tutti a grattare quelli dei tifosi del Barcellona. Però ti dico, tu Juve non devi pensare che se anche stasera vinci la partita, la vinci bene, è fatta, perché poi te ne accorgi che succede andare a giocare al Camp Nou. Però io ti dico che se tu vai a giocare al Camp Nou e hai la possibilità di mettere in campo quelli che tu c'hai, il rischio che il Barcellona possa andare incontro non ad una brutta figura ma comunque a beccare qualche gol lì ci sta, perché oggi il Barcellona non mi sembra una squadra impenetrabile dietro. E ecco perché io ti dico che complessivamente il mio pronostico per la qualificazione, lo ripeto, per la qualificazione vedo la Juventus avanti, anche se di poco, però io la metto avanti. Tu mi dirai, noi che ci frega, ma siamo qui per parlare. Ti volevo invece confrontare due episodi. Due? Sì. Andata del derby di Coppa Italia. Andata del derby, sì. Perez, se non ricordo male, ma credo di ricordare bene, Perez viene sostituito e uscendo ha qualcosa a che ridire con Spalletti, che si gira e gli punta il dito e dire stai zitto, una cosa del genere. No, beh, va là e dice intanto vieni qui, mi dai la mano, okay. Insomma, gli fa capire che si era comportato male in un modo spallettiano che a me piace molto. Seconda cosa? Der Klassiker. Proprio lui? Proprio lui. Quindi sfida, sì, ho detto bene, penso di sì, tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.
sì, esce Frank Ribéry. Sono impazzito. Che ha qualcosa a che ridire con Cancelotti, no, che lo prende e lo bacia. Sì, esattamente. Beh, però ti può spiegare tutto Baldo Righetti. Allora, tu devi sapere una cosa, che l'amico Tortellone, giusto? Sì. Ok. È uno che credo che sia delle persone più intelligenti, ovviamente, ma anche più paracule che esistano nel mondo del calcio. E se così non fosse, oltre ad abbinare il fatto che lui è uno bravissimo, da un punto di vista tecnico e tattico, lui è uno che sa costruire dei rapporti con i giocatori. Se tu senti parlare ancora oggi, ad esempio, Cristiano Ronaldo di Ancelotti, ti maledice il momento in cui lui è andato via, ma questo potrebbero dirti anche i giocatori del Chelsea. Tu ricorderai tutte le scene, le feste sul pullman scoperto del Chelsea dopo la vittoria, Ancelotti imbriaco pure lui, tutti quante cose di questo genere. Perché lui sa costruire i rapporti. Allora, per lui l'ha preso dei contropiede a Ribéry, perché Ribéry era arrivato lì avvelenato con questa fascia non proprio, no, da Educanda, diciamo, sì. Carlo gli ha parlato, gli ha detto due cose e poi se le bacia. Ribéry ha cominciato a ridere come un matto, perché ha detto: ma io che cazzo devo fare questo? Io vado lì, io voglio menà, mi si avvicina e mi bacia. Ma dimmi che fuori classe assoluto che è Carlo Ancelotti. Ma poi dentro lo spogliatoio, secondo me, gli avrà detto pure qualcosa. Ma gli ha detto, no, io mi ricordo che una volta si è incazzato Shevchenko per una sostituzione al Milan, una partita non mi ricordo quale, perché Carlo lo sostituì e Shevchenko si avvelenò, uscì sbattendo un pochettino così i piedi, diciamo. Manco finisce la partita, vi assicuro, manco finisce la partita. Un minuto e mezzo dopo ridiamo la linea, allora a San Siro c'era Shevchenko con l'inviato di Sky, sa, di chiedo scusa perché mi sono comportato male, era ancora con la maglietta, con i pantaloncini, di scarpini, già stava davanti alle telecamere di Sky, perché lì si vede che gli aveva dato una ripassatina di quelle che gli avevano addrizzato l'orecchio. Non solo Mimmo, ma anche perché lì, diciamo, che l'ufficio stampa del Milan, la comunicazione stampa del Milan, ecco, mettiamo ma così. Non solo lì, però nasce sempre da chi poi muove i fili della comunicazione. Mimmo, Allegri si prende a pizza in faccia con Pippo Inzaghi, a schiaffi in faccia, dopo 10 minuti stanno davanti alla telecamera, amici, perfetto, bellissimo, perfetto. Bravissimo, perfetto. Detto questo, volevo parlare dell'amico di Ubaldo, Carletto Ancelotti. Sì. Uno che vince in Spagna, in Inghilterra, in Italia, in Francia, in Germania, oltre che in Italia. Dice, sai, però ha allenato il Chelsea, il Bayern Monaco, ma pure l'altro l'ha allenato in quelle squadre lì, eppure magari un anno vinto. Mi sembra uno bravino, Ubaldo, che dici te? Cioè, direi di sì. Non so quanti altri allenatori, ma non dico italiani, proprio al mondo. Se qualcuno vuol fare una ricerca di quanti allenatori siano riusciti a vincere in 5 campionati diversi, lo ripeto, Francia, Spagna, Italia, Inghilterra e Germania, se voi mi dite quanti ce ne stanno che sono riusciti a fare una cosa di questo genere, io farei complimenti a loro, ma soprattutto li faccio a Carlo Ancelotti, che finalmente ha smesso di dire: prima che smetto andrò ad allenare la Roma, perché ha capito che qui there is no trip for cats, però sono contento per lui. Prima ogni poi volta allenerò Francesco Dotti, più poi che prima, Mimmo. No, perché sembra che ha detto, l'ultima intervista ha detto: prima o poi allenerò Cristian Totti. Questo l'ha detto. Totti Cristian. Me l'ha detto un amico mio, però nel senso che a Monaco c'ha degli amici, cioè una cosa che me l'ha detto, capito? Quindi, però complimenti a Carlo Ancelotti, voglio dire, no? Se noi si dovessimo giocare una preferita per la vittoria di Champions League, chi prenderemmo, diciamo così? Ci prenderemmo? Beh, il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. Tu che dici, Ubaldo? Senza dubbio. Senz'altro. E su questo allora, Mimmo. Carlo, come sta al ginocchio? Bene, mister. Allora puoi fare le scale per andare in tribuna. Era così, vero? E gridare Forza Roma. Meraviglia. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie a tutti. Grazie, Mimmo. Grazie, Gabriele. Ciao, Mimmo. Ciao. La, la, la.